Benvenuti ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo episodio dedicato al gameplay di Dark Souls 3. Come state? Spero stiate tutti bene. Allora, è da un po' che non registro, perché in realtà gli episodi che avete visto fino ad ora, diciamo che sono stati registrati precedentemente, e nel mentre sono cambiate un po' di cosine. Anzitutto è cambiata la programmazione. Avevo creato un sondaggio sia su Instagram sia qui su YouTube per capire un po' la preferenza di voi spettatori, come diciamo era messa in un certo senso. Ho detto vabbè, vediamo un po' se preferiscono 2 video a settimana o 3. E chiaramente me lo aspettavo, sia qui su YouTube sia su Instagram i risultati sono stati favorevoli al risultato 3 video a settimana. Ma purtroppo io in quest'ultimo periodo sono un po' incasinata e non riesco a portare avanti la programmazione di 3 video a settimana. Quindi per motivi proprio di tempistiche, preferisco portarvi due episodi a settimana e rimanere comunque coerente alla programmazione prefissata. Quindi da oggi non usciranno più nuovi video lunedì, il mercoledì e il venerdì, ma solo il lunedì e il venerdì alle ore 13. E occasionalmente uscirà, come sempre, un video speciale il sabato. Di episodi speciali che usciranno il sabato ne voglio tenere uno al mese, quindi vediamo un attimino come me la gestisco anche lì. Poi, detto questo, ho notato nei commenti, sotto i commenti e in generale comunque dai vostri feedback che vi stanno piacendo parecchio gli episodi e ne sono molto molto contenta. Ormai siamo giunti, non dico al termine, ma siamo andati avanti parecchio col gameplay, quindi insomma, la settimana scorsa vi ho portato fino alle prigioni di Irithyll e adesso noi andremo avanti e ci imbatteremo nell'avventura. All'interno della capitale profanata, all'interno, insomma, dobbiamo esplorare l'area della capitale profanata. Spero, come al solito, che i video siano di vostro gradimento e come sempre vi invito a fine visione a lasciare un like e un commentino perché i vostri feedback sono molto importanti. Detto questo, bando alle ciance e ciance alle bande, direi di continuare, di proseguire. Eravamo arrivati alla capitale profanata. Eravamo arrivati proprio qua. Avevamo raccolto l'oggettino donatoci da questo cadavere molto dettagliato di un personaggio che io però, non avendo giocato i Souls precedenti, non riconosco. Probabilmente, se non mi sbaglio, da quello che mi è stato detto, è un personaggio del secondo Dark Souls. Comunque, poco importa, cioè in realtà sì, però non sapendo della lore, poco importa, andiamo avanti. Allora. Oh, lì c'è un gargoyle pronto ad accoglierci ed è Caruccia, cioè una cattedrale, un tempio. Sì. Caruccia, la capitale profanata. Là c'è un altro gargoyle. Ok, ci sono gargoyle appostati ogni dove. E lì c'è un percorso. Ma come si raggiungerà quel percorso? Ci sarà tipo una via. Qui. Sì, esatto. Ok. Vabbè, scendiamo prima qua sotto.
Lì c'è un drop. Qui sotto c'è la morte, immagino. C'è la morte. Allora andiamo avanti, dai. Rose, non ti far scoraggiare. Qui c'era tipo un gargoyle da qualche parte, mi ricordo che abbiamo visto in una torretta. Lì forse. Sbuccherà da qualche parte un gargoyle, di sicuro. Eccolo, no! Facciamo parecchio danno, devo dire. Oh no! Anche lui ci fa danno. Eccomo. Credo che morirò. Perché lagga? Niente. Fa una difesa abbastanza. Ma io sono scimotta. Oh, ok. Ok, non vi dirò che è stato facilissimo, ma insomma, ce la siamo cavata. Ok. Quello è il percorso che ci porta all'interno di questa cattedrale, di questo tempio. Ma noi andiamo di qua. Scusate per il singhiozzino. Porca vacca, no! Ci siamo persi. Vabbè. Qui invece no. Almeno uno siamo riusciti a prendere la titanite scintillante. Qui invece immagino di no, tra l'altro sento tipo dei rumori. Ecco! Ecco cosa sentivo. Però, raga, non so se voi sentite. Aspetta, da qua siamo arrivati. Qui c'è un drop. Moneta d'oro arrugginita. Bene. Sempre meglio controllare. Ok, no, da qua siamo arrivati. E qui? Cos'è, una palude? Piena, piena zeppa di sti cosi. Ma perché non vedo. L'interfaccia. Era sparita l'interfaccia. Allora, vediamo un po'. Non ha senso, però. No, non ha senso. Va bene così. Tanto. Ok. Qui. Ovvio, ma tanto sono già avvelenata, pezzo di strunz. Adesso crepo.
cavolo, l'avvelenamento così. Ok. Ce l'ho il muschio? No. Però ho questo. Eh già, l'ho utilizzato, ma avrei potuto benissimo non utilizzarlo. Ok, meno male che non mi sono avvelenata, va? Allora, ma cos'è quella bestia abnorme? Sembra un tipo un gigante da qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Chi c'è? Che cos? Ma chi è? Oddio, aspetta, ma chi è? Cioè, qualcuno. Cavolo sei tu? Ma porca vacca, è fortissimo. Porca vacca! No, via! Oh no, 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 no. Cavolo, 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 cavolo! Che cavolo è questo qui? Ma chi è? Ok, direi che prima di andare in quella zona, io direi di. Ho delle braci, usiamole, utilizziamole, sfruttiamole. Ci sono dei segni di evocazione per caso qui? Sai che non lo so se ci sono dei segni di evocazione. Non lo so. Vediamo, vediamo. Non credo ci siano evocazioni qua, però. Aspetta, ma mi sono persa un. Ah, no, 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 no. Porca vacca, via, 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 scappa, scappa. Dai, vieni. Sì, ma se mi fai uscire. Allora,
Oh, mamma mia, meno male. Mi lasci qualche drop? No. Ok. Grande anima di guerriero sfinito. Allora. Ok. Che questa non l'ho ancora vista. Sì, lo sapevo io. Da dove sei spuntato tu? Porca vacca, meni, eh. Questo mena e anche di brutto. Ok, però è quasi quasi morto, dai. Oh, meno male. Tutto sommato ce la stiamo cavando, devo dire. Ma ho paura che ci siano altri gargoyle qua. Ma non ne vedo. Via, via, via. Ovviamente. Ok. Pugnale dell'ancella. Dov'è il pugnale dell'ancella? Aspetta, aspetta, aspetta. Le armi. Scala E. Ok. Pugnale utilizzato dalle ancelle della capitale profanata. Ogni colpo andato a segno, ripristina PA. Si dice che le ancelle godessero nell'infliggere dolore. Abilità punto cieco. Utilizza questa abilità per colpire i fianchi che si ripara, chi si ripara dietro uno scudo. Ok. Ok. Ma è un pugnale, dai. Diciamo così. Niente di speciale. Certo, però ad ogni colpo ri ripristina. Cos'è PA, giusto? Se non mi sbaglio. Di PA. Però, vabbè. Ancelle. Aia! Pezzente. Si spanculizza la visuale. Ok, niente. Boh, non ci hanno dato niente qui, no? No. Lì c'è un gargoyle. Ah, quello è il gargoyle che ci aspetta quando dobbiamo andare, credo, quando dobbiamo andare. Vediamo se riesco a prenderlo da qua.
troppo. Sì. Dove è andato? Ok, si è attivato ed è andato lì. Sì, ok, spunta da là sotto. Ok. È proprio il primo gargoyle che abbiamo incontrato andando nell'altra direzione. Ok. Boh, va bene. Buona sapersi. Qui non credo ci siano gargoyle, io me lo auguro perché, insomma. Esploriamo bene sta zona. Moneta arrugginita. Magari c'era qualche via segreta. Qui c'è solo la morte, vedo. Moneta arrugginita. Ma mi vuoi dire che qua ci sono solo monete arrugginite, davvero? È un tempio, tipo. Wow. Boss fight, lo sapevo io. Gargoyle, guardatelo com'è lì pronto. Ce n'è uno, mi auguro. Sì, eccolo. È lì pronto. Certo. Secondo te sono scema? Vieni, vieni. Questa ha fatto male. No, eh? Meno male, meno male. Dire che ce n'è un altro di gargoyle perché urlo fortissimo. Ah, qua è pieno di ancelle. Eh no, eh. Non si fa mica così. Sì, tu, voi mi volete morta. Lo so. Guarda queste, va. Grazie per l'abbraccio. Ai ai ai. Ok. Una carneficina. Questi sono Mimic. Se, guardate come respirano. Uno alla volta.
Vieni, vieni, vieni. Olè, fuori uno. Moneta d'oro arrugginita, perfetto. Quest'altro invece, se c'ho l'amuleto, voglio provare, ma non credo di averne. No, ma non credo funzioni anche con questo. Proviamo. No. No, infatti non funziona. Si lava solo quell'altro. Va bene, a noi due. Porca vacca! Mi ha presa! Rose! Via, 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 scappa! Ecco, lo sapevo io, lo sapevo! Via! Porca... è morta, 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 morta. Sì, ma continuami pure a mangiare. Gnammi! Buono, eh? Pessima mossa veramente. Pessima. Andiamo. Ah, posso scendere qua sotto? Ok. Tanto sì, effettivamente. Ok. Posso scendere qui. Tanto. Pugnale d'ancella e moneta d'oro. No, moneta arrugginita. Se è d'oro. Allora. Oh, ma tu ce ne sei. Ce n'è un'altra anche qua. Ce ne sei. Ce n'è un'altra anche qua. Sempre pugnale d'ancella. Qui c'è il gargoyle, se non mi sbaglio. Sì. Dove sei? Dov'è? Eccolo. No, eh. Porca vacca. No, eh. Bene, vabbè, lo volevo picchiare, ma mi sta ammazzando lui. Bene. Qua c'è l'altro gargoyle. Dai. Dai che mi vedi. Ovvio. Aia, bene. Vuoi farsi ammazzare? Ma ottimo. Almeno mi ha dato il tempo. Porca
porca vacca. Dice il boss, ma prima del boss io direi che è doveroso vedere cosa c'è lì. Porca vacca. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. E vabbè, ovvio. E adesso? Mamma mia! Riassunto di questa puntata. Mamma mia! Veramente, ragazzuoli, ma qua siamo impazziti. Vediamo un po'. Ok, siamo più protetti. Va bene così. Due me ne sono sprecata, bene. Non potevo fare scelta peggiore. Bene. Vai così, Miriana, vai così, vai così. Porca vacca, che stanga. Bene. Ottimo. Ok, meno male che stavolta è stata più ragionata la cosa. Scudo della gloria. Ok, leggiamo un attimo cos'è questo scudo della gloria. Wow, 40. Richiede 40 di forza, ma davvero? Cioè, 40. Vabbè, scala D in forza. Leggiamo un po'. Allora, uno scudo decorato con motivi floreali in celebrazione di glorie passate. Offre la stabilità tipica degli scudi grandi, ma rallenta il recupero dell'energia. Forse la gloria è madre della pigrizia. Abilità attacco con scudo. Colpisce i nemici con lo scudo senza abbassare la guardia, respingendoli e stordendoli. Funziona in entrambe le mani. Ok. Ok. Rallenta il recupero dell'energia. Molto da tank, onestamente. Ma io ho una sola fiaschetta, ma davvero? Ho una sola fiaschetta. Allora è il caso di fare questa bellissima cosa.
gli orm. Via. No. Ok, meno male che si è attivato. Ok, sono tornata all'altare del vincolo. Perfetto. Allora, quanto mi serve per... Ok, per livellare mi serve 20.000 e ho anche delle anime, quindi direi di usarle. Prima ad utilizzare la selezione, cioè usa la selezione. Ma vabbè, faremo con queste. No! Usa selezione! 8.000 anime. Cavolo. Cavolo. Però possiamo andare un po' avanti, eh. Welcome home. Very well, then. 3 livelli. Ok. Offriamo la cenere di Xanthus. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. E ride. Vediamo cosa possiamo comprare. Ashen one. What? Era da fare. Dobbiamo utilizzarla questa, quindi sì. Do il carbone, profanato. Where did you happen upon this coal? This is much too dark. I see the abyss in it. Yet a smith I remain. I won't turn down a request. But forget not. Your fight is for the flame. And for your fellow kin, just like mine. Okay. A cursed fate this may be, but hope remains, does it not? Io credo. Io credo di sì. Vediamo un attimo come la possiamo infondere. Lavacqua. Lavacqua. Ma ci sono armi che tipo aumentano? No, non mi sembra. No. Vabbè, ok. Intanto abbiamo la possibilità, tramite gemma vacua, di infondere l'arma.
Ok. No, non avevamo nient'altro, no. C'è Yuria? Eccola. Speak, honorable. Ah, greeting. Good tidings. The time is right. The boy awaits thee. In the hidden dark moon chamber. Dan Orlondo. Ok, ma noi non ci siamo ancora arrivati a Dan Orlondo. Till we meet again. Lui ancora saccheggia? Ah, you know Sì. everyone. Thank you. Until I ended up rotting in a cell. Allora, noi abbiamo preso, visto che lo dobbiamo leggere, ma me lo devo equipaggiare. Abbiamo preso la signora, il signore, scusate, delle tempeste, il re delle tempeste, che scala D in forza e D in destrezza. Spadone dalla lama spezzata, nota come ammazza giganti per la forza delle tempeste che la pervade, in grado di abbattere i giganti. Il gigante Jorm ne possedeva due, ma ne regalò una agli umani che dubitavano di lui, e l'altra a un caro amico prima di accettare il proprio destino e diventare un signore dei tizzoni. Abilitare delle tempeste. Assumi la posa per potenziare la spada con il potere delle tempeste. La sua efficacia è aumentata quando si affronta un gigante. Quindi, ragazzuoli, è proprio fatta apposta, anzi la dobbiamo anche equipaggiare. Boom, ok. È fatta apposta per uccidere il gigante. Quindi direi di andare e provare a ucciderlo con la spada fatta apposta, anche perché l'abbiamo trovata proprio all'interno dell'arena della boss fight, cioè, quindi corriamo subito da lui. E poi, prossima volta, ci facciamo l'altra parte e ci riesploriamo bene la zona delle prigioni di l'ultima zona delle prigioni di Irithyll, perché non l'abbiamo esplorata tutta. Allora, anzitutto, ma che si faceva? No! Mi ricordo come si faceva. L'abilità dell'arma, come si... Come si sbloccava? Non mi ricordo. Aspettate che arrivo subito, eh. Eccomi qua, ogni tanto io ho bisogno di essere un attimo, cioè di rinfrescarmi la memoria.
Eccomi qui. Allora, com'è che si faceva l'abilità dell'arma? No, non così. Manco così. Forse... No. Ok. Ok, due mani. Cavolo. Porca vacca. Oh cavolo. Porca vacca. Sì, sono scema. Olè. Porca vacca! Porca vacca! Questo scudo non va assolutamente bene. Sì. Ok, meglio. Ok. Non andava assolutamente bene, ragazzuoli, quello scudo lì. Ma proprio per niente. Porca vacca! Ma allora? Porca vacca! Ero carica a molla! Ma davvero? Cioè, due volte già sono morta! Ma come cavolo è possibile? C'è qualcosa che non va.
Ok. Proviamo. Bene. Vai così. Come morire subito. Seconda fase. Porca vacca. No. Porca di quella vacca. No. Se è il caso di non... Bene, come mandare a vuoto? Ok. È ovvio. Ma sei fortissimo? Ovvio.
Olè, ce l'ho fatta. Sì. Yorm è stato sconfitto ed è un signore dei tizzoni, ragazzuoli. Guardate lì che bel tizzone. Cioè, guardate che bel tizzone. Cioè, ci abbiamo messo, insomma, parecchio, però. 36.000 anime. Andiamo subito a leggere il tizzone di Yorm. Guardate che bel tizzone, cioè, onestamente, onestamente, raga, proprio forse finora uno dei tizzoni migliori, o forse il tizzone dei Guardiani dell'Abisso è più esteticamente gradevole. Allora, se i signori rifiutano di tornare sui propri troni, che lo facciano come tizzoni. Il solitario Yorm divenne un signore dei tizzoni per mettere a tacere la fiamma profanata, ben sapendo che chi lo chiamava signore lo faceva con intenti poco sinceri. Ok. E poi abbiamo l'anima. Vediamo se l'anima di Yorm ci dice qualcosa, ci dirà qualcosa in più, in realtà. Eccola. Yorm discese da un antico conquistatore. Le genti stesse che aveva asservito gli chiesero di far loro da guida, come la potenza della sua no, con la potenza della sua spada e del suo scudo impenetrabile. Ok, beh, allora direi di tornare all'altare del vincolo. Vedere cosa Ludlet può darci con quest'anima di Yorm. Magari compriamo qualcosina. Al massimo possiamo andare, se non c'è niente che ci interessa, possiamo andare avanti, cioè possiamo livellare. Happened upon any twisted souls? Macete pesante di Yorm. 38 in forza scala. Yorm era solito combattere in prima linea con il suo fedele scudo. Un giorno al suo macete venne aggiunto un appiglio per la mano sinistra, permettendogli di combattere con uno stile inimitabile. Abilità grido di guerra: emetti un terribile grido di guerra che potenzia gli attacchi per un breve periodo e permette di scatenare un devastante attacco potente. E poi abbiamo lo scudo di Yorm. Scudo utilizzato in passato da Yorm il gigante, aumenta l'equilibrio di chi lo impugna. Quando era signore, Yorm era solito combattere in prima linea senza mai arretrare. E, dopo aver perso chi cercava di proteggere, abbandonò persino il suo scudo. Abilità, attacco con scudo, perfetto. Vabbè, ci sta. Non ci interessa però tanto, perché vi devo dire, 40 di forza e poi 38 per un macete, onestamente. Lo vedo molto, cioè le vedo molto come armi scudo per un tank. Credo che questa volta passerò e utilizzerò l'anima. Vediamo quante anime ci dà. Ventimila, ci sta. Ci sta. Allora. Siamo a 56.000 anime. Due livelli. Perfetto. Adesso siamo abbastanza equilibrati. Bene, ragazzuoli, io direi che per oggi si può concludere qui.
Io vi saluto. Anche vi saluta anche la Guardiana del Fuoco. E ci vediamo al prossimo episodio con la seconda parte della capitale profanata, la seconda zona della capitale profanata che abbiamo visto veramente così, insomma, molto superficialmente. Quindi noi ci vediamo venerdì, se non mi sbaglio, sì, venerdì, con un nuovo episodio. E niente, lasciate un commentino e like se vi è piaciuta la visione di questo episodio e vi auguro un buon proseguimento di giornata, nottata, mattinata, pomeriggio, insomma, a qualsiasi ora voi stiate effettivamente ascoltando questo video, cioè, no, ascoltando, guardando questo video. Io vi auguro un buon proseguimento di qualsiasi cosa voi stiate facendo. E niente, alla prossima. Ciao ragazzuoli. Fate i bravi, mi raccomando. Partita la spada così a caso.